cena, sono Fabrizio Filippi, il presidente del Consorzio di tutela olio extravergine d'oliva toscano IGP. Voglio innanzitutto ringraziare la Camera di Commercio italiana e americana del Midwest per averci coinvolto in questo importante progetto, Olio Midwest Cooking, che ha come primario obiettivo quello di valorizzare la regione toscana attraverso le sue importanti denominazioni DOP e IGP che esaltano i prodotti del nostro territorio. L'olio toscano chiaramente è uno di queste eccellenze, uno delle più famose, un prodotto nato, cresciuto in Toscana, tutte le fasi di lavorazione avvengono all'interno della regione toscana e attraverso questo contrassegno che vi faccio vedere attraverso questa bottiglia, sulla bottiglia, vedete attraverso questo numero, il codice alfanumerico, voi potete ricostruire la storia di questa bottiglia, dell'olio che c'è in questa bottiglia, dove è stato prodotto, chi l'ha prodotto, dove è stato trasformato e dove è stato imbottigliato. Questa è una garanzia assoluta di consumare un vero prodotto toscano in Cina. Hi there! My name is Marco Forti from the Consorzio Pecorino Toscano PDO. First of all, I want to say thank you for the Italian-American Chamber of Commerce of Midwest for organizing this really, really nice event. We are always proud about our Made in Italy and especially our Made in Tuscany. The Consorzio Pecorino Toscano PDO board on the 1985, so for over 30 years he guaranteed for the premium quality of the Pecorino Toscano. And now, the family of the Pecorino Toscano is made from 18 dairies, 2 cheese ripeners and 1 packages. The Pecorino Toscano can be made in 2 different types of Pecorino Toscano, fresh paste or aged. For the fresh paste, there's a minimum of 20 days maturation. But as soon as we go on the aged one, we need at least 120 days. Can be made only from the 100% sheep milk came from the area of origin. So the area of origin is the entire region of Tuscany, a few little comuni of the Northern Lazio and the Umbria region. So thank you so much for the attention and enjoy. Buongiorno a tutti. Sono Fabio Viani, presidente del Consorzio del Prosciutto Toscano. È veramente un piacere per me partecipare a questo evento organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Americana di Chicago. Credo che sia veramente l'occasione giusta per presentare a tutti voi il prosciutto toscano. Il prosciutto toscano è un'eccellenza della nostra regione. Viene prodotto dai nostri artigiani fino dal 1500. È una ricetta, diciamo, unica che prevede di unire al sale e al pepe gli aromi che sono nativi della nostra regione. Il ginepro, l'aglio, le bacche di alloro, altri aromi. Questa ricetta contribuisce a creare un sapore che dopo 14, 16, anche 18 mesi il prosciutto toscano riuscirà a sprigionare. Ripeto, sarà l'occasione perché voi lo possiate gustare, lo possiate odorare e vedrete che non ve ne pentirete. Vi auguro un buon prosciutto toscano e una buona toscana a tutti.